Buongiorno a tutti. Il modo che abbiamo scelto per ricordare il nostro maestro e amico Stefano Rodotà non è una commemorazione, è quello di provare a mantenere viva la relazione con il suo pensiero e anche a impegnarci con i limiti delle nostre forze, delle nostre capacità, a proseguire la sua ricerca sul tema che è il tema su cui quasi tutti i presenti lavorano come studiosi, come militanti, come ricercatori, cioè quello della trasformazione della politica attraverso l'uso delle tecnologie digitali. Stefano Rodotà si è occupato di questo tema durante tutta la sua vita di studioso. Ecco, nel 1993 pubblica questo libro, Elaboratori elettronici e controllo sociale. Nel 1995 Tecnologia e diritti. Nel 1997 Tecnopolitica, che è il testo che abbiamo messo al centro della nostra riflessione e che è un po' uno snodo che raccoglie le idee e i percorsi di ricerca che aveva sviluppato precedentemente e anticipa i temi del futuro. E il 97 è un anno particolare, vediamo anche poi perché. Nel 2014 poi uscirà il mondo nella rete, che è un volume agile di La Terza che raccoglie alcuni suoi interventi su temi specifici. Però il testo, diciamo, che con cui anche ci siamo formati quando abbiamo iniziato a occuparci di questi temi è Tecnopolitica. Questa è l'edizione del 97 per concessione dell'editore La Terza, che è informato di questo nostro incontro e che aveva provato a vedere se si poteva fare una ristampa, poi ha detto che non ce l'hanno fatta, però sul sito del CRS c'è la possibilità di scaricare alcuni dei capitoli di questo libro. È un libro appunto su cui una generazione di studiosi, professionisti, informatici che socialmente sensibili si sono formati, ed è per questo che lo abbiamo posto al centro dell'attenzione. Il 97 è anche l'anno in cui Stefano Rodotà viene nominato primo garante della privacy in Italia e la sua azione è sicuramente presente in almeno un capitolo di questo libro, quello che sarà il modo con cui Stefano non solo farà il garante, ma costruisce da zero l'esperienza del garante della privacy. È interessante capire in che anno eravamo rispetto a questi temi. Io ho così provato a vedere che cosa c'era già a quell'epoca. Bene, Google è stata fondata nel 98, Wikipedia nel 2001, Facebook nel 2004, YouTube nel 2005 e Wikileaks nel 2006. Queste cose ancora non esistevano allora, però rileggendo questo testo troviamo in questo testo strumenti interpretativi per capire quello che è accaduto successivamente. Quello che è accaduto successivamente, in grandissima sintesi, è che lo spazio pubblico della politica che avrebbe dovuto occuparsi di questi fenomeni è stato occupato dalle grandi piattaforme sociali, che sono soggetti privati. Questo è il grande cambiamento che è avvenuto dal 97 in poi. E di qui Stefano vedeva i segnali nel suo libro.
perché abbiamo fatto questo incontro alla FIOM, cioè in questa sala dove qualcuno dei presenti ricordava sono avvenuti tanti eventi storici, diciamo così, nella storia del conflitto sociale, tra i più anziani, diciamo, tra i presenti, tra i più anziani. Cioè. Tra l'altro è capitato che oggi c'è lo sciopero e la manifestazione della CGIL e quindi né Landini, che è dovuto andare a Palermo e che ce l'ha detto, avrei preferito, però insomma si capiva che lo pensava, Francesca, Re Davide, anche i militanti FIOM che tra l'altro lavorano su questi temi, come vedremo, non sono presenti, però ci raggiungeranno nel seguito, nel primo pomeriggio. Perché Stefano aveva collaborato intensamente, in maniera, come dire, quasi militante con la FIOM negli ultimi anni, a partire dalla vicenda di Pomigliano e dalla espulsione dei delegati FIOM da quella fabbrica. Però la cosa interessante è che la FIOM e i temi che la FIOM ha affrontato hanno a che fare con i temi di questo libro. Nel capitolo 3 di questo testo, intitolato Vicende della sovranità, viene introdotto un tema particolarmente importante per l'argomentazione complessiva del libro, che è quello che Stefano chiama la frammentazione del sovrano, cioè la frammentazione del popolo, del popolo sovrano, appunto, attraverso proprio gli strumenti delle tecnologie dell'informazione. Allora Stefano si approfondiva questo fenomeno avendo a mente quello che stava accadendo, per esempio, nell'ambito dei sondaggi, nell'ambito del marketing politico, nell'ambito della televisione, quindi della società dello spettacolo che colonizzava con i suoi formati l'attività politica. Naturalmente non aveva visto ancora quello che sarebbe invece accaduto e che noi vediamo oggi e che amplifica ulteriormente questo fenomeno, però mette in evidenza di come la fine dell'interesse generale politico corrisponda che è proprio l'effetto di questa frammentazione, segmentazione del popolo sovrano, mette in crisi la rappresentanza politica tradizionale. Allo stesso modo, scrive Stefano, la frammentazione del lavoro attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali mette in crisi la rappresentanza sindacale, la rappresentanza del lavoro. C'è quindi questo rapporto stretto tra quello che accade in questo edificio, diciamo, e quello che Stefano ha approfondito in questo libro, e c'è anche forse di più. Nel momento in cui, e qui veniamo all'oggi, è evidente che le tecnologie digitali rompono la separazione tra tempo di lavoro e tempo di vita, la vita viene messa al lavoro, le emozioni, le relazioni, e quindi si confonde lavoro e vita, in questa questo che sta avvenendo, allora il tema dei diritti della persona si confonde, si intersecano con quelli che sono i diritti del lavoro. E questo è l'altro elemento di rapporto tra le cose scritte in questo libro e questo luogo. Ovviamente non entro nel merito dei diversi temi di questo libro, perché questo immagino che sarà fatto da tutti quelli che interverranno oggi. Ne richiamo l'articolazione.
I primi due capitoli sono come un'ouverture, no? di una sinfonia, vengono descritti i vari temi che verranno poi ripresi nel libro, e c'è attenzione grande a tutto quello che era appena accaduto. C'è un accadimento in particolare che Stefano mette al centro della sua attenzione, ed è la campagna elettorale di Ross Perot negli Stati Uniti, che allora è un esempio di come queste tecnologie potevano essere messe al lavoro nelle campagne elettorali. È nel capitolo 3, quello che richiamavo prima, che invece si affronta il primo pilastro dell'argomentazione di Stefano, e quindi la frammentazione della sovranità e le cose che ho detto prima, ma anche, e qui inizia delle caratteristiche di questo testo, che alterna e mette insieme sempre utilizzi positivi possibili e consapevolezza dei rischi, quello che invece la rete, le tecnologie della rete possono fare per ricomporre quella comunità disgregata. Diciamo che qui compare una cauta valutazione positiva di quello che la rete può fare rispetto a riprodurre elementi di comunità e di aggregazione politica e sociale. Ma è il capitolo 4, il vero centro del tema, dove Stefano riprende un concetto che aveva già illustrato nel libro sui diritti e le tecnologie dell'informazione, che è quello della democrazia continua, e che è il vero perno dell'argomentazione di tutto il libro. Democrazia continua, non mi dilungo, ovviamente, che continua in due sensi, sia perché contrasta l'intermittenza dell'espressione della volontà popolare, che è tipica del voto, si vota ogni 5 anni, e quello che accade in quei 5 anni ha poca rappresentanza e poca espressione, quindi c'è la possibilità di dare continuità al sistema di rappresentanza, e l'altro aspetto è quello invece di superamento di espansione, quindi continuità sull'intero processo di espressione di rappresentanza politica, non solo il momento della decisione, ma il momento dell'informazione, della conoscenza, della discussione, delle valutazioni, delle alternative possibili. Questi sono i due significati dell'aggettivo continua, sempre molto all'ingrosso, naturalmente. In questo secondo, particolare attenzione nel suo testo viene dato al problema del diritto all'informazione. Lo cito perché ci richiama all'attualità. Le tecnologie consentono di ampliare lo spettro della conoscenza e delle informazioni, ma nello stesso tempo ci pongono problemi di complessi, di percorsi di verifica della veridicità dell'informazione. O si parla degli strumenti di navigazione, che sono strumenti di accesso alla conoscenza e nello stesso tempo filtri alla conoscenza determinati da soggetti diversi. Si parla di alfabetizzazione, ma si mette in evidenza che questa alfabetizzazione deve essere comprensione critica dei fenomeni. E si dice una cosa che è molto interessante, uno slogan potrebbe essere: la democrazia continua come ecologia della politica. Il capitolo 5 parla dei luoghi, dei territori, descrive come questi vengano messi in crisi, il territorio giacobino dalle reti, ma la parte, almeno che ho trovato più interessante, è quella in cui Stefano racconta quello che era l'evento allora più interessante nell'ambito della sperimentazione positiva delle tecnologie dell'informazione, cioè le reti civiche. In quel momento le reti civiche sono nella piena maturità
hanno superato il momento della sperimentazione e sono dei luoghi dove si prova a fare democrazia partecipativa e molte altre cose. Nello stesso tempo, proprio in questo capitolo, Stefano accenna al fatto che i territori sono i luoghi dove più, diciamo, produttivamente possono essere sperimentate forme di partecipazione attraverso le tecnologie, ma nello stesso tempo sono i luoghi in cui proprio mediante le tecnologie digitali può costruirsi nuove modalità di controllo sociale. È una critica anticipata alla retorica delle smart cities. E infine il capitolo sesto, la società della classificazione, in cui i temi della profilazione, della metaconoscenza sugli individui e quindi la dimensione sociale della garanzia della privacy viene pienamente espressa. E si mette in evidenza una questione che è sempre molto attuale, cioè quella, parlando dei modi in cui si può contrastare questo spossessamento dell'identità, si approfondisce il tema del consenso, no? Il consenso informato, ecco, e si mette in evidenza che questo consenso è fittizio, è illusorio, quando nella contrattazione c'è un contraente debole e quindi dal consenso dipende l'erogazione di un servizio o la disponibilità di un bene. È stato davvero un racconto dei titoli, dei capitoli, entreremo poi nel merito, però in sintesi, ecco, c'è una suddivisione in capitoli, ma tutto il testo è anche un unico, un qualcosa che in cui i temi si ricorrono e ritornano, e c'è una tensione continua, questo è molto evidente, e parla, io credo, al problema che abbiamo noi stessi oggi quando affrontiamo questi temi, alla tensione continua tra valenza positiva e conseguenze negative, tra opportunità e rischi. Questa tensione è sempre attiva, sempre presente, sempre evidente, tra curiosità del possibile positivo e consapevolezza del possibile negativo. Però questa tensione non è, e questo va detto in Stefano, l'avarizia di chi usa la competenza per non compromettersi, ma è la generosità di chi vuole compromettersi nella sperimentazione del possibile. Questo è molto forte e molto evidente. Chi vuole entrare in relazione diretta con gli attori delle sperimentazioni. Questa è la caratteristica di questo libro, che parla al metodo stesso della nostra azione, della nostra ricerca. Quindi vorrei chiudere questa premessa riprendendo una frase che è stata detta nella recente commemorazione alla Camera, nell'intervento di Fabrizio Gifuni, l'attore amico di Stefano, con cui hanno costruito insieme a molti altri l'esperienza del Teatro Valle. Perché io trovo che è stata una sintesi molto, molto efficace, non solo della qualità di Stefano, ma di quello che servirebbe a noi ora per affrontare questi temi. Gifuni dice che appunto quello che faceva Stefano era spingersi nell'ambito dello studio e della sapienza fino al punto estremo in cui è possibile tradurre lo slancio dell'utopia nel massimo risultato storicamente possibile in quel momento. Il risultato ottenuto sarà il punto di partenza per la battaglia successiva. Adesso il primo intervento è un video. Io ho scritto un libro nel 97 che si chiama Tecnopolitica, dove c'è un capitolo dedicato proprio a una questione.
La rete, allora non ne parlavamo nei termini che conosciamo oggi ovviamente, in genere le tecnologie della comunicazione e dell'informazione hanno mutato i tempi e i luoghi della democrazia. I luoghi perché sono senza confini e anche i tempi, perché prima la democrazia era intermittente, scandita soltanto dalle scadenze ufficiali, perché anche quando si parla della democrazia diretta di Atene, non è che i cittadini di Atene stavano nell'agorà dalla mattina alla sera. C'erano delle scadenze, delle modalità di convocazione. Adesso la democrazia non è più soltanto questo, ci sono le scadenze, ci sono le elezioni, ci sono i luoghi deputati, ma c'è poi un modo di fare politica che si dipana giorno per giorno. La democrazia è diventata continua. Una volta si diceva che le cose difficili si fanno all'inizio della legislatura, perché così poi gli elettori se ne dimenticano e vanno a votare. Adesso non è più possibile, perché c'è continuamente un gioco reciproco. I governanti vogliono sapere magari in anticipo quale potrebbe essere la reazione e i governati, che non sono più tanto passivi, sono in grado di interferire. Quindi la democrazia continua è, a mio giudizio, una descrizione più aderente alla realtà di quelle che noi adoperiamo di solito, mettendo a confronto la democrazia rappresentativa tradizionale o con la democrazia diretta o con la democrazia partecipativa, che sono due forme anch'esse influenzate dal modo in cui le tecnologie dell'informazione si sono evolute. Quali sono le piattaforme che sono utilizzabili se io voglio avere una democrazia partecipata? Possono essere molte, differenziate tra livello locale, livello nazionale, livello sovranazionale. Siamo entrati in una fase in cui la continuità della democrazia offre opportunità ma apre anche molti problemi. Quella che ho chiamato la sondocrazia, la democrazia delle emozioni, il populismo, perché qualcuno ha detto, in epoca non sospetta, ben prima che ci fosse il Movimento 5 Stelle, anzi molti anni fa ne discutevamo, se la cosiddetta democrazia elettronica fosse la forma del populismo del terzo millennio. Quindi tutte le questioni sono squadernate davanti a noi, varrebbe la pena di discuterne senza pregiudizi. Penso che si debba certamente guardare con grandissimo interesse alla rete nel suo insieme. Questo significa, per esempio, considerare se l'accesso a internet debba essere considerato un diritto fondamentale della persona. C'è una proposta che io ho fatto tempo fa, che era stata ripresa in sede parlamentare, di introdurre questo nell'articolo 21 della Costituzione, ma si può agire anche tenendo conto che nella Costituzione c'è già un filo che varrebbe la pena di tirare. Ci sono i referendum, ci sono le petizioni popolari, c'è l'iniziativa legislativa popolare, che sono tutti istituti. Il referendum è stato disciplinato, gli altri no, che andrebbero valorizzati proprio in questa direzione e considerando che questi strumenti possono essere agevolmente utilizzati dai cittadini, avrebbero un grande vantaggio di mettere in relazione la democrazia rappresentativa con la democrazia partecipativa. Tra l'altro lo prevede già il Trattato di Lisbona, con le cosiddette iniziative dei cittadini europei. E dunque io non vedrei in questo momento, come modo di affrontare le questioni, contrapporre democrazia rappresentativa e democrazia diretta o partecipativa quasi che fossero reciprocamente incompatibili, o l'una o l'altra. Invece penso che la stessa democrazia rappresentativa, che è in crisi e lo vediamo, si gioverebbe molto dall'apertura di nuovi canali di comunicazione. Questa intervista è del 2013 a Forum PA e Stefano era appena uscito dalla vicenda che lo avrebbe potuto portare alla presidenza della Repubblica, una delle sliding door della storia del nostro paese. E
E quindi alcune delle cose che dice, secondo me, sono interessanti anche lette alla luce di quella vicenda che aveva appena attraversato. Aveva partecipato a Forum PA perché veniva presentata a Forum PA in quell'occasione una ricerca fatta dal servizio informatica del Senato diretto da Mauro Fioroni su quelle che erano le piattaforme che potevano essere utilizzate in ambito parlamentare per far partecipare i cosiddetti media civici, diciamo. Bene, come è organizzata questa giornata, che è un incontro di lavoro, di ricerca, a cui alcuni hanno già segnalato la loro disponibilità a dare un contributo e altri si aggiungeranno nel corso dei lavori. Staremo qui insieme fino alle 5 del pomeriggio, c'è un bar già aperto che ci consentirà tra l'una e mezzo e le due di mangiare un panino e poi vediamo che cosa succede. Ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio in particolare la signora Carla, la moglie di Stefano, che ci onora della sua presenza qui. Chiedo a Fiorella Decindio di cominciare lei. Diciamo che per le cose che ha fatto gli tocca. Devo dire che innanzitutto comincio davvero ringraziando commossa Giulio, perché mi ha fatto fare la prima uscita dopo un anno che alcuni di voi sanno che, scusatemi, è stato un po' difficile. E devo dire che mi sento ancora più emozionata, perché intervenire subito dopo aver rivisto Stefano è un impegno particolarmente impegnativo, appunto. Io e Stefano ci siamo conosciuti, anzi io, per dirla meglio, io ho conosciuto Stefano ormai da un tempo molto lontano. Lui credo che iniziasse a conoscere che cosa avevo fatto intorno ai primi anni 90, quando io avevo cominciato a fare quelle reti civiche di cui parlava Giulio. Ci siamo incontrati a vari convegni in quel periodo ed erano incontri caratterizzati da un grandissimo rispetto che credo fosse... Io vedevo Stefano come un gentiluomo meridionale, mia mamma è siciliana, io ci vedevo delle cose di famiglia molto, che mi toccavano molto da vicino, che lui poi caricava con questa attenzione nei confronti delle donne, quasi a rimarcare, a volere bilanciare invece una disattenzione a quello che fanno le donne, che è molto diffusa. E quindi c'era questo enorme rispetto, di cui vi ero molto grata, e però... dato che non mi piace fare le piaggerie retoriche, non c'era vera empatia all'inizio, e credo che questo fosse dovuto un po' anche alla provenienza disciplinare. Lui, un giurista, che era in questo senso costitutivamente orientato a tutelare i diritti, a mettere in luce i rischi, e io ero una informatica da sempre ispirata, direi malata per certi versi, dallo statement, mi piace dirla così, di Alan Kay, che è quello che si è inventato l'interfaccia finestra, il personal computer, tra tanti altri ovviamente, insieme a tanti altri, che the best way to forecast the future is to invent it, cioè sempre orientata al fare le cose e in qualche modo a scommettere, a superare il rischio i rischi verso le opportunità. La situazione del nostro rapporto, e scusatemi se dico questo aneddoto, ma mi pare che questa giornata serva anche un po' a condividere queste cose, cambiò una mattina di marzo. Sono andata a ricordare, no? Il digitale ci permette di andare a vedere, me lo ricordavo ed era proprio una domenica mattina. Fiorello Cortiana posta sulla lista condividi l'intervento che Stefano aveva fatto alla conferenza interparlamentare sul ruolo dei parlamenti nello sviluppo della società dell'information society. Era il keynote speech. Come al solito, un bel intervento articolato che rispecchiava questo approccio attento al futuro, ma anche molto piuttosto preoccupato.
e quindi orientato più alla tutela che allo stimolo. Io ricordo appunto domenica mattina al computer, marito e figlio dormivano, un piccolo spazio per poter riflettere e rispondere. E il bello del digitale è che ci permette il retrieving, quindi ho potuto andare a recuperare quel messaggio che ho mandato sulla lista di condiviti. Il mio messaggio in cui, ho anche l'intervento, ma ne riprendo alcune parti, in cui parto dal pigliare il punto comune che ci accomunava con Stefano, ve lo rileggo un attimo, ed era questo nell'intervento di Stefano al Parlamento. Internet, e c'è anche nel libro in realtà, Internet è il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia conosciuto, dove si sta realizzando anche una grande ridistribuzione di potere, un luogo dove tutti possono prendere la parola, lo dice nel suo intervento finale, acquisire conoscenza, produrre idee e non solo informazioni, esercitare il diritto di critica, dialogare, partecipare alla vita comune e costruire così un modo diverso in cui tutti possono essere, in cui tutti possano ugualmente dirsi cittadini. Quindi il tema della cittadinanza nell'era digitale, che era il punto forte in comune di attenzione. Però subito dopo poi mi permetto di criticare il maestro, non senza così, però mi sentivo in dovere di farlo. Perché? Perché in quell'intervento io sentivo una sorta di debolezza, avrei voluto un messaggio più forte verso quei parlamentari che in quel momento io vedevo come i peggiori nemici di questo diritto della cittadinanza digitale. E lo scrivevo perché? Perché sono questi rappresentanti della nostra classe politica che apre i blog, comunque gestito da uno staff, in una campagna elettorale per catturare i voti e poi li chiude il giorno dopo. Oggi non è più così. Ma resta che il blog è uno strumento essenzialmente monodirezionale, è molto limitatamente uno strumento di dialogo, c'è comunque il proprietario del blog. E oggi si potrebbe dire estendere in modo molto più strumentale l'uso che viene fatto dei social media, sempre in modo direzionale, di Facebook e di Twitter. E scrivevo, avrei voluto che quei signori fosse dato un messaggio più forte, mettendo in evidenza l'importanza di creare le condizioni culturali, sociali, politiche e tecnologiche perché chiunque possa contribuire a plasmare davvero la network society. E concludevo dicendo, intendo dire una cosa molto precisa, sviluppare software che supporti online la deliberazione informata, non si può deliberare con un forum o una mailing list, e sperimentarlo in casi reali per adeguare progressivamente gli studenti e imparare tutti, cittadini, funzionari pubblici, amministratori locali, politici, a usarli in modo efficace e democratico, il che ovviamente non è banale. Io confesso che non sapevo che Stefano fosse sulla lista di condividi e fui stupita e commossa quando in un brevissimo arco di tempo ricevetti, non ricordo più se sulla lista condividi o in una mail privata, un messaggio di Stefano da cui traspariva davvero una sincera empatia e in cui mi diceva mi sono molto interessata alle tue considerazioni e mi invitava a cercare occasioni per confrontarci. Da quel momento il nostro rapporto è cambiato e iniziata un rapporto sempre più stretto che è andato avanti negli anni, culminato quando invitai Stefano ai primi di febbraio del 2013, e la data è significativa perché a fine febbraio è cominciata quella vicenda anche più di carattere politico che conosciamo, in cui venne a presentare il suo libro Il diritto di avere diritti al corso di cittadinanza digitale e tecnocivismo che insieme ad Andrea Trentini ho tenuto e teniamo tuttora all'Università di Milano. Quello era stata doveva essere l'ennesima tappa di un percorso che pensavamo, volevamo fosse diventasse un articolo che poi non ha mai visto la luce. Allora, io è molto difficile in un tempo così breve, ma vorrei provare a dire alcune di quelle cose che in quegli scambi di quel periodo di interazione più stretta ci eravamo dette con Stefano. Alcune le ho dette io, cerco di ripigliarle alcune cose che già aveva dette. Giulio ha già ricordato che il libro Tecnopolitica è essenzialmente intorno a questa nozione di democrazia continua come modo per dar voce ai cittadini tra un'elezione e l'altra, innervando l'impianto della democrazia rappresentativa con forme di partecipazione, diciamo, di democrazia diretta.
come sempre faceva Stefano, nell'introdurre questo concetto nelle prime pagine del libro, lo fa ponendosi una serie di domande e di sfide. Riuscirà la democrazia continua a sottrarsi ad uno dei possibili esiti dell'innovazione tecnologica, quel rafforzare le tendenze in atto che oggi corrisponde piuttosto ad una deriva verso suggestioni populiste e plebiscitarie? Si riuscirà invece a dirigerla verso i sentieri di una strong democracy, di una democrazia dove la forza sia quella dei cittadini attivi messi in grado di partecipare effettivamente ai processi di decisione? Credo che queste domande siano davvero ancora assolutamente attuali. Nei fatti, se proviamo a testare, a verificare, a validare tutta questa idea di democrazia continua, molto più articolata, che pervade tutto il libro, poi concretamente possiamo un po' dire che da un punto di vista, direi quasi operativo, la consultazione dei cittadini anche attraverso soluzioni online è stato lo strumento principale con cui si è provato a realizzare questa idea di democrazia continua. E scusatemi se sono un po' tranchant, ma l'esperienza, la pratica, mi sembra davvero pessima, cioè veramente insoddisfacente ad ogni livello. Adesso non voglio entrare nei dettagli, ma se pensiamo alle consultazioni sulle riforme istituzionali del ministro Quagliariello, ben fatta, documentata, assolutamente non considerata, cioè una presa in giro per i cittadini. Vogliamo pensare alla consultazione sulla buona scuola, sul sito, la più grande consultazione mai fatta in Europa, forse non è servita molto ad ascoltare insegnanti e studenti, visto quello che poi è successo. Francamente, come cittadino, ma anche come professionista, perché ci sono state alcune consultazioni che mi riguardavano come tale, io non mi sono mai sentita in grado, attraverso queste consultazioni, di poter esprimere un parere che venisse minimamente preso in considerazione. A livello locale le cose non vanno francamente meglio. Voglio solo citare dalla regione da cui vengo, pensate all'ultima consultazione in cui siamo stati coinvolti, e il ruolo del digitale con questi tablet e i soldi buttati via, meglio non aggiungere altre, ma anche nella mia città, dove recentemente è stata fatta un'ampia consultazione sull'uso degli scali ferroviari, in quel caso tutta offline, che è un tipico esempio di un rischio che Stefano parlava, che è quello della manipolazione, cioè serviva soltanto a massaggiare i cittadini con una parvenza di partecipazione e fare quello che si era deciso, cioè svendere le ferrovie dello Stato, le aree pubbliche di Milano. Non arrivano buone notizie su questo livello neanche dalle pratiche di quel movimento a cui Stefano aveva dedicato tanto interesse, che è il Movimento 5 Stelle, che della consultazione dei suoi iscritti ha fatto in qualche modo il punto qualificante. A me non preoccupano tanto i numeri, viene sempre detto votano in pochi, io non credo che quello sia il vero limite. Quello che mi preoccupa molto delle consultazioni fatte dal Movimento 5 Stelle, che sono progettate e gestite come non devono essere fatte le consultazioni. E cito un solo esempio, secondo me paradigmatico: quando c'è la consultazione sull'adesione a quale gruppo del Parlamento europeo volete che aderiamo, e vengono formulate una serie di opzioni, peccato che manca l'opzione gruppo verde, che è quello che metà dei militanti voleva. E mostra con questo come chi progetta la consultazione operativamente abbia in mano un enorme potere. Nel caso specifico lo fa la Casaleggi Associati. Ma al di là di questo fatto, al di là quindi che in qualche modo io non sono stupita, anzitutto si potrebbero fare delle linee guida per fare delle buone consultazioni. Confesso che, per la ragione che ho detto all'inizio, non ho letto approfonditamente quella del ministro Madia, anche se poi però non sono molto ottimista che quelle linee guida potrebbero, se anche buone, venire seguite, perché il problema della consultazione, a mio parere, visto da informatica, è alla radice, perché è uno strumento che resta intrinsecamente broadcasting, monodirezionale, top down, cioè c'è il centro che vuole ascoltare una policy, ma che in qualche modo definisce tutto, cioè non c'è un vero dar voce ai cittadini, il percorso è completamente predefinito.
Io trovo che invece, e su questo è poi la parte grossa che vorrei dare, io trovo che nel libro di Stefano, rileggendolo oggi, ci siano un sacco di spunti che facevano già trapelare quello Stefano curioso, innovativo, giovane a 80 anni, che è quello su cui poi si è costruito quella empatia di cui parlavo prima. Ho trovato un passo a pagina 8 che mi ha veramente colpito. Allora, quando dice: la rete è piuttosto la rete non è uno strumento di democrazia, può anche esserlo, ma del tutto marginalmente. La rete è piuttosto il paradigma di un modello di democrazia nuova, una democrazia senza riferimenti al centro, non più riducibile alla forma dello Stato-nazione, non più riducibile alla forma globale della decisione. Io trovo che questo sia un passaggio fondamentale. Nel 2013, esattamente nello stesso momento in cui c'era quell'intervista, io ero al World Forum for Democracy al Parlamento di Strasburgo, dove il keynote speech era fatto da Mary Caldor della London School of Economics, che dice una cosa molto simile a quella scritta da Stefano, e cioè che non ci dovremmo chiedere se le tecnologie digitali possono migliorare la democrazia rappresentativa come la conosciamo, ma dovremmo considerare come è possibile ripensare la democrazia nell'era digitale, tenendo in mente che la democrazia è effettiva, substantial, quando le persone possono partecipare e influenzare le scelte, non tutte, non qualunque, ma quelle che sono rilevanti per la loro vita. Il NIMBY pensato in positivo. C'è una fortissima assonanza tra queste due visioni che quindi ci invitano a ripensare radicalmente ex novo la democrazia senza riferimento ad un centro gerarchico e senza mettere al centro la decisione, il momento della decisione che Stefano stesso dice potenziale luogo di manipolazione e organizzazione del consenso. Allora la domanda è: c'è in questi anni qualche pratica che ci possa dare qualche segnale positivo in questa direzione? Io dal 2013 mi sono messa a lavorare sui bilanci partecipativi, proprio quindi sono iniziative di coinvolgimento dei cittadini di una comunità locale finalizzate alla realizzazione di proposte di interventi sul territorio. Pensati, inventati, ideati in Brasile subito dopo la caduta della dittatura, li ho trovati interessanti perché sono una pratica davvero innovativa che attraverso un processo in più fasi articolato, fatto in parte online ma che sempre offline, ma che sempre più devono avere un ricco supporto online, vede il coinvolgimento di tanti attori per arrivare alla fine a identificare dei progetti che vengono effettivamente realizzati. Quindi in qualche modo i cittadini davvero decidono come usare quella quota di bilancio. È una pratica che permette di raccogliere idee proposte dei cittadini, valorizzando la loro expertise sul territorio, che è quella di cui Stefano parla nel capitolo 5, favorisce il crearsi di relazioni tra i cittadini e costringe a lavorare sull'integrazione nel rapporto tra i cittadini e gli eletti, che nella pratica dei bilanci partecipativi è sempre un problema. I consiglieri comunali di zona si vedono scavalcati dai cittadini, e trovare soluzioni per evitare che questo diventa critico è la vera challenge dell'integrazione tra democrazia rappresentativa e democrazia più partecipativa o diretta. Infine, last but not least, i bilanci partecipativi impongono di lavorare su piattaforme software dedicate. Cioè non c'è nessuno che possa dire che possiamo fare un bilancio partecipativo con Facebook o Twitter. E pensando a Stefano ho detto viva Dio, perché una delle cose su cui in quell'ultimo incontro quando venne a Milano proprio ci intendevamo era questa condivisa repulsione per queste piattaforme e il modo con cui vengono usate. Allora oggi questa pratica di bilanci partecipativi riscontra un certo interesse in Italia, che vuol dire anche il rischio del ritorno alla buzzword che tutto diventa un bilancio partecipativo. Devo dire che sono davvero contenta di potervi dire che a Milano stiamo facendo il secondo bilancio partecipativo e questa volta sta andando decisamente bene. Dentro un progetto europeo ci sono non tantissime proposte, ma 280 proposte vere, più di 10.000 supporti nella prima fase, più di 6.000 registrati, numeri rispetto a una città come Milano
si potrebbe dire non enormi, ma la qualità di questo processo è stata davvero valida. Non sono per nulla sicura che non succeda qualcosa nel frattempo, anzi ci sono già segnali di crisi pur nonostante il successo, perché non c'è mai nulla di garantito, bisogna star lì a vigilare continuamente. Questa esperienza dei bilanci partecipativi a Milano, e questa è l'ultima considerazione, io penso che non a caso nasca a livello locale. E qui vorrei chiudere con un'ultima citazione di Stefano, che è in quel capitolo dedicato ai territori, in cui dice che è nella città che si manifesta, che è la città che si manifesta come il luogo dove sembra più agevole e meno rischioso un ricorso mirato alle varie tecnologie della comunicazione per sperimentare forme di democrazia amministrativa. E non soltanto quindi la trasparenza, ma l'avvio di una concreta diffusione di poteri all'interno di una comunità, quello che in piccolo con i bilanci partecipativi si cerca di fare. E nella pagina dopo dice: la città si presenta come la dimensione sperimentale di una nuova democrazia possibile. Ecco, io penso che oggi c'è una convergenza in vari ambiti su questa idea di città, città-stato, tra loro federate. Penso che sia davvero il terreno su cui lavorare, diciamo, di teoria e di pratica. Penso che sia interessante ripensare in questo l'esperienza, anche l'esperienza del Movimento 5 Stelle, che nascono locali, nascono con i meetup, e molti si dimenticano forse che il meetup è il nome di un software che diventa il nome di una pratica politica. Non è un caso questo fatto. E poi i primi dissidenti del Movimento 5 Stelle nascono su un problema di come federare questi meetup, come nel momento che si diffondono come farli dialogare. C'è una dimensione del blog di Beppe Grillo che dà questo scambio tra vari meetup, ma il blog rimane con un proprietario e quindi con un approccio che favorisce il nascere di una leadership non discussa, ma c'è soprattutto il fatto che dal basso si chiedevano da parte dei militanti, in particolare dell'Emilia Romagna, strumenti di decisione condivisa. Viene lanciata la proposta di sperimentare software come Liquid Feedback sviluppati dai pirati tedeschi. Andatevi a rivedere l'intervista di Favia alla Gruber in cui si parla di compare questa strana parola, e Casaleggio deliberatamente decide che non vuole questa sperimentazione, e da lì nasce il mitico sistema operativo oggi chiamato Rousseau, che è la riaccentramento di tutto. Sistema operativo più bucato del 2005. Sì, ma soprattutto una piattaforma per ritornare a controllare. Bisognerebbe studiarsi Podemos. Dovremmo studiarci di più Podemos, che ha degli elementi, credo, importanti, perché oggi io penso che, ed era questa poi così la condivisione con Stefano dell'ultimo periodo, che, usando uno slogan inventato peraltro da Giulio, che i codici della democrazia oggi sono nel codice del software. Detto in modo diverso, sono negli algoritmi. Io preferisco, poi come chiede anche, dire nel software, poi ti spiego perché preferisco parlare di software e non di algoritmi. Io credo che, Giulio diceva, per ripensare al lavoro di Stefano per andare avanti, io credo che se non lo facciamo noi qui, lo faranno altri. E di questo Stefano era consapevole. Altri chi? C'è un nome e cognome, si chiama Google. L'ha fatto? No, non ancora fatto, ma lo sta facendo. La più interessante software derivato da Liquid Feedback è lo Google Vote. Lo stanno sperimentando al loro interno. Un giorno usciranno di colpo e la nuova democrazia la farà Google. Quindi chiediamoci se vogliamo, rimbocchiamoci le maniche prima che la democrazia nell'era digitale del XXI secolo la ce la faccia sotto gli occhi una multinazionale. Scusate questo. Velocissima presentazione, Beppe De Michelis, insegno sociologia economica all'Università dell'Insubria, di Varese, comune, ma io sono a Varese,
al Dipartimento di Economia in un corso di laurea in Economia e Management, per cui tutti i miei studenti sono persone che, giovani che vogliono diventare manager. Ho scritto una serie di libri, poi se mi interessa potete andare a cercare in rete. Perché è un sociologo che parla di un giurista come Stefano Rodotà, perché in realtà io ho una laurea in giurisprudenza, quindi c'è una sorta di affinità. E poi perché per natura mia, io sono sostanzialmente un grande libertario, e tutto il discorso sul diritto di avere diritti è qualcosa che mi trova assolutamente d'accordo. Veniamo a Tecnopolitica. Un libro del 1997, è stato ricordato che non c'era ancora Facebook, non c'era ancora il web 2.0, non era ancora scoppiata la bolla delle dot-com nel 1999, molte cose dovevano ancora accadere. Il libro di Rodotà è un bellissimo libro perché è un libro problematico, non le ho contate, ma è strapieno di punti interrogativi, ovvero cerca di illustrare una certa situazione, le nuove tecnologie che avanzano, che avanzavano sull'onda anche di un grande, forte tecnoentusiasmo che ci aveva preso tutti, che bello, le nuove tecnologie ci faranno risparmiare tempo, lavoro, ci renderemo più liberi tutti, non so se ve lo ricordate, ma queste erano le retoriche di allora. Molti punti di domanda, perché in realtà Stefano Rodotà guardava la realtà che stava nascendo e si poneva il problema di definire opportunità ma anche rischi, e i rischi erano sicuramente molti, su tutti i punti che sono già stati elencati. Devo dire che rileggerlo oggi ci fa vedere, questo libro ci fa vedere molto bene la distanza che è passata, il tempo che è passato, ma la distanza culturale, antropologica, se mi permettete, il tempo che è passata da 1997 a oggi. Allora eravamo nella terza rivoluzione industriale, quella dell'informatica, oggi saremmo già nella quarta rivoluzione industriale, neanche 20 anni di tempo. Ricordo che la prima rivoluzione industriale, per passare alla seconda, ci sono voluti circa 150 anni. Noi in 20 anni stiamo passando dalla terza alla quarta rivoluzione industriale, quindi la velocizzazione del cambiamento. Ho detto mutazione antropologica, perché in realtà la tecnica di allora è una tecnica molto bella, molto affascinante, appunto, ci prometteva di poter lavorare molto meno, di essere più liberi, di poter avere più tempo libero. In realtà l'eterogenesi dei fini si è realizzato esattamente il contrario, quindi forse dovremmo forse accentuare maggiormente l'aspetto critico sulle nuove tecnologie, perché hanno prodotto ciò che in realtà il contrario di ciò che promettevano. Forse perché la tecnica, come apparato, non come singola macchina, ma come apparato, ha in sé una natura non democratica, non partecipativa, non orizzontale come si dice, ma è assolutamente verticale e verticalizzante. Pensate a quello che oggi si chiama il capitalismo delle piattaforme, Uber, Airbnb, eccetera. Si basano tutti sull'idea di condivisione, sharing economy. In realtà sono una forma estremamente verticalizzata di rapporti tra individuo, persona e piattaforma. La piattaforma è il nuovo mezzo di produzione, perché io Uber attraverso la piattaforma posso gestire migliaia di finti imprenditori di se stessi, di finti lavoratori autonomi, convinti e fiduciosi di essere lavoratori autonomi, ma che in realtà dipendono in tutto e per tutto dagli orari di lavoro, dai tempi di lavoro, dal salario che prendono, dalla piattaforma, che è il nuovo mezzo di produzione. Che è il nuovo mezzo di produzione perché è il nuovo mezzo di connessione. Io di solito si distingue, i sociologi distinguono tra fordismo e post-fordismo. Io distingo tra un vecchio fordismo, che non è poi così vecchio perché le catene di montaggio ci sono ancora, tra un vecchio fordismo concentrato, in cui cioè io dovevo concentrare centinaia di migliaia di persone in una fabbrica, perché il mezzo di connessione, quello mi permetteva di fare, cioè la catena di montaggio, a una situazione in cui io posso passare a un fordismo individualizzato, esternalizzato, perché io grazie a una piattaforma, grazie alla rete,
posso gestire, coordinare, controllare, verificare il loro lavoro, integrare alla mia struttura organizzativa decine di persone che però sono fuori dalla mia struttura fisica di fabbrica. Allora potrei dire che il vecchio fordismo non è morto, che il nuovo post-fordismo non è un post-fordismo ma è semplicemente una nuova forma di fordismo. Potrei dire che come la prima rivoluzione industriale si basava sul quello che io chiamo il doppio movimento del sistema industriale e capitalistico, quindi tecnica e capitalismo insieme, doppio movimento che è dato da una parte dalla suddivisione che io posso introdurre nell'organizzazione del lavoro. Non è più il lavoro artigiano in cui una persona fa tutto dall'inizio alla fine, più o meno, ma è una suddivisione, una parcellizzazione infinita di prestazioni sempre più semplici, suddivisione e individualizzazione, che però devo poi integrare, connettere, totalizzare in una struttura che rimette insieme i pezzi in cui io ho suddiviso tutte le parti del lavoro che ho prima suddiviso. La catena di montaggio che citavo prima era il mezzo di connessione che mi permetteva di ricomporre il lavoro di migliaia di persone che stringevano bulloni e alla fine si arrivava alla Ford T di Ford. Oggi posso esternalizzare quanto voglio e non ho più bisogno di concentrare fisicamente questo tipo di lavoro. Allora anche il tema della democrazia, qualcuno citava il fatto che si pensasse allora che internet fosse uno spazio pubblico, beh, forse dovremmo ricordare che questo spazio pubblico di internet è in realtà gestito da imprese private. Le imprese private mai nella loro storia e nemmeno oggi hanno pensato di creare un prodotto che si chiama uno spazio pubblico di discussione, di dibattito, di democrazia. Le imprese private tendono a fare profitto privato. Allora forse dovremmo ragionare anche in termini di linguaggio che usiamo, in termini di social, molto bello, molto accattivante, in una società che si stava individualizzando e sfaldando in tutti i modi, l'idea di un social basato sull'amicizia e sul like era qualcosa di molto affascinante. Facebook è un'impresa privata che fa profitti, che però si autodefinisce, e noi la definiamo, social. Se avete letto un articolo di John Lanchester qualche tempo fa sulla London Review of Books, ripreso anche da Internazionale, beh, giustamente Lanchester dice: ma signori, guardate che Facebook, che si chiama social, sul quale ogni mese 2 miliardi di persone vanno a fare qualche cosa, è la più grande agenzia di spionaggio mai costruita sulla Terra e la più grande agenzia di pubblicità mai realizzata sulla Terra. 2 miliardi di persone sono su una agenzia di pubblicità e su un'agenzia di spionaggio, perché Facebook vive grazie ai nostri dati che lasciamo per ogni nostra navigazione e fa profitti vendendo i nostri dati. Allora, perché continuare a pensare a Facebook come a qualcosa di social? È qualcosa di assolutamente antisociale o di asociale. Però è molto accattivante, molto affascinante, perché ci permette di essere in una sorta di comunità. Allora, se ho ancora qualche minuto, dovremmo cominciare a ragionare anche in termini di ragionare sulla rete, sulla democrazia che permetterebbe la rete, ricordando che rete e neoliberismo viaggiano in parallelo. La rete ha sempre promesso di essere un luogo assolutamente libero, democratico, aperto a tutti. La rete agli inizi forse era questa cosa. Poi è diventata, corrotta dal mercato e dal capitalismo, una cosa completamente diversa. E quindi, perché continuare a pensare a Facebook come a un social? Quando mai un'impresa privata si è definita social? Allora, così come l'idea di pensare che ci possa essere una democrazia attraverso internet, attraverso la rete. La rete, essendo basata su imprese private, non è democratica, perché non può essere democratica, perché l'impresa si considera come quel soggetto che deve fare a meno della democrazia, perché l'impresa è dell'imprenditore
e l'imprenditore quella cosa è sua, non la condivide con altri. In realtà Facebook si basa sul fatto che noi condividiamo affinché Facebook possa fare i profitti. Allora, questa democrazia attraverso la rete, alcune cose sono già state dette, il rischio di pensare che la rete sia libera e democratica è molto forte. Facebook, e torno sempre su questo tema di Facebook perché è abbastanza emblematico, beh, ci sembra qualcosa di assolutamente libero, di assolutamente aperto, di assolutamente infinito. Gli amici del gruppo Ippolita hanno scritto un libro su Facebook come acquario, ovvero noi nuotiamo liberamente in questo grande acquario di Facebook, in realtà pensando che tutto sia infinito, perché le pareti dell'acquario sono ovviamente di vetro e trasparenti. In realtà non percepiamo il confine che è di vetro dell'acquario, l'acquario di Facebook è chiuso in se stesso, ma pensiamo, immaginiamo di poter navigare liberamente in uno spazio che in realtà è delimitato, è chiuso. Il fatto di essere trasparente ci dà l'illusione che questo spazio sia infinito. Se Max Weber parlava di gabbia d'acciaio, qualcuno oggi parla di gabbia di vetro. L'acciaio lo si vedeva, il vetro non lo si vede, e ci dà questa illusione di essere qualcosa di infinito. Allora veniamo al problema di definire, di ridefinire, grazie anche a tutte le domande, i punti interrogativi che ci poneva Stefano Rodotà, di tornare a ragionare su che cosa è la tecnica. Continuiamo a pensare che la tecnica sia un mezzo a nostra disposizione per fare quello che vogliamo. In realtà questo era vero forse un tempo, oggi è sempre meno vero. Ovvero, cito un filosofo che si chiamava Gunther Anders, Anders diceva le forme tecniche diventano le forme sociali, cioè i modi in cui la tecnica funziona diventano i modi in cui la società funziona. Qualcosa del genere diceva anche Stefano Rodotà quando scriveva: ma la tesi della neutralità della tecnologia, sicuramente importante per sottolineare la responsabilità di chi la adopera, trascura il fatto che il concreto ruolo di una tecnologia deriva innanzitutto dalla sua forma e dalle sue specifiche modalità di uso, che contribuiscono a definirne senso e portata sociale. Vi sono effetti che si producono per il solo fatto che si sceglie di ricorrere a una determinata tecnologia. La forma della tecnologia, la forma di internet, ha modellato su di sé la forma della società. Così come la fabbrica fordista, la catena di montaggio, ha definito quella che si chiama la società fordista. E però noi pensiamo sempre che la tecnica sia un mezzo e decidiamo noi che cosa farne. In realtà la tecnica, la tecnologia, l'innovazione tecnologica, oggi tutti ci dicono che dobbiamo innovare senza chiederci se questa innovazione ha utilità sociale o meno, se ci è necessaria, se cambiare ogni 6 mesi lo smartphone è semplicemente perché la tecnologia è avanzata o se è semplicemente la riproposizione del vecchio invecchiamento psicologico dei prodotti, vecchia tecnica del marketing per farmi sembrare vecchio ciò che in realtà funziona ancora benissimo, portandomi a cambiare. Allora dobbiamo ragionare in termini di non internet come spazio pubblico, non internet come forma di democrazia, ma dobbiamo provare a immaginare e a pensare di mettere la democrazia all'interno di quella tecnica di internet, di Facebook, dei social media, dei social network, che in realtà democratici non sono. Il problema non è quello di usare il mezzo tecnico per fare una forma nuova di democrazia, ma quella di usare i concetti base della democrazia, per esempio la divisione dei poteri, il bilanciamento e il controllo reciproco dei poteri, per governare questa cosa che si chiama internet e che ci sta, direi, sfuggendo di mano. Tralascio una serie di altre cose, la società del controllo, nel 97 Rodotà scriveva alcune cose, nel 2013 recensendo su Repubblica un libro di Bauman e di Lyon sulla società del controllo, diceva che ormai il controllo fa parte della struttura di questa società. E però il controllo è diventato qualcosa di molto accettato, molto normale. Qualcuno dice
tutto ciò che sembra gratis significa che in realtà il prezzo siamo noi, no? Perché tutta una serie di servizi che ci sembrano gratuiti vivono, fanno profitto grazie al fatto che noi lasciamo delle tracce che possono essere utilizzate da qualcuno. Ho citato prima rete, tecnologia e neoliberismo. La rete prometteva libertà all'individuo, il neoliberismo è nato negli anni, fine anni 70, come quel modello economico in cui l'individuo doveva essere assolutamente libero di fare ciò che voleva. La società non esiste, esistono solo gli individui, diceva Margaret Thatcher. Beh, questi due modelli, la rete, la tecnologia e il neoliberismo, hanno promesso per 20 anni, per 30 anni, la massima libertà all'individuo, la massima creatività, la massima democrazia. Il neoliberismo, con il suo gioco della catallassi, prometteva che grazie a questo gioco le persone si potessero incontrare liberamente tra di loro senza più il peso di uno Stato che diceva cosa bisognava fare. In realtà il mercato è il mercato oggi che ci dice cosa dobbiamo fare, e il mercato è la tecnica che ci dicono che cosa dobbiamo fare. Il fatto che per anni la società sia vissuta sotto questo mantra del dover essere connessi e del dover condividere, beh, era qualcosa di autonomo, deciso da noi, o era qualcosa che serviva al sistema tecnico e capitalistico per fare profitti? Opterei per la seconda ipotesi. Allora proviamo a ragionare, facendo tesoro di tutto quello che ci ha lasciato in questo libro e negli altri libri e negli ultimi anni della sua vita Stefano Rodotà, e provare a ragionare, facendo un passo avanti magari, oltre magari rispetto anche a Rodotà, provare a ragionare in termini di democrazia reale da portare in un sistema che, dal mio punto di vista, è tutto meno che democratico. Grazie. Chi si prepara, lo sa già. Lo sa già, lo so. Non così per riempire il vuoto. Però ti chiedo, sono però pure avvantaggiato per andare veloce, perché in realtà una cosa l'ho già scritta per ricordare Stefano, a 5 mesi appunto. Giuseppe Allegri presentazione, giusto, Giuseppe Allegri presentazione. Allora, Basic Income Network Italia, la rete, il punto italiano della rete sul reddito di base, anche quinto stato in realtà, studio e anche insegno, tra le altre cose, diritto pubblico, diritto costituzionale, e mi interessa anche l'innovazione sociale. Dicevo che sarò brevissimo perché io per fortuna, ho voluto un pochino scrivere una cosa già che ho mandato in rete, l'ho segnalato anche a Giulio, quindi la trovate già in rete, quello che è ricordo di Stefano, appunto, 5 mesi della morte, che ho provato a titolare con la redazione Un pensatore del futuro, l'abbiamo pubblicato sia su Opera Viva, che è una rivista che è online, che fece un bel numero, non mi ricordo di Stefano, proprio in quei giorni in cui morì, e poi anche sul sito del Basic Income Network. Allora io, proprio per questo, quindi il mio approfitto solo per dire pochissime cose che però secondo me sono estremamente chiare in questo libro qui e anche nel libro quello sul repertorio di fine secolo di qualche anno prima in realtà, che permette di collegare il pensiero di Stefano e le pratiche di Stefano anche a quello che ha fatto il passaggio tra la fine degli anni 90 e gli anni 10 del Novecento, ecco, e gli anni 10 del 2000, scusate. Il punto secondo me che è stato accennato anche, però sul quale vorrei ritornare, è la grande intuizione di Stefano data dalla sua formazione evidentemente, è vero che parlava di populismo, però lui soprattutto riprende spesso la questione del plebiscitarismo in realtà, che secondo me è l'elemento sul quale mi pare che un po' Fiorello non lo accennava, sul quale si ruota intorno senza riuscire a nominarlo fino in fondo, cioè come le piattaforme tecnologiche e la rete, diciamo, no, rischi di ripetere una grande tradizione del fallimento della democrazia rappresentativa negli ultimi 2 secoli in Europa, insomma, come se ci fosse un sottile filo rosso che dal cesarismo al bonapartismo porta al digital
plebiscitarismo di adesso, che non è proprio solo populismo, è proprio, che significa plebiscitarismo in realtà? Proprio l'inversione dell'idea di rete come orizzontalità e invece rete come verticalità dall'alto a basso, perché il potere è quello che Stefano secondo me lo dice benissimo in questi passaggi qua, quando parla di democrazia delle emozioni, di sondocrazia, che non a caso sono le parole d'ordine che riprende il tuo bellissimo intervento che ci avete postato. E c'è un passaggio, faccio la premessa più, un pochino più cupa, io invece voglio, a differenza del caro amico Lelio, voglio essere un po' più ottimista sulle cose, che, perché secondo me poi di Stefano erano sempre estremamente ottimistici come la sua pratica. E il passaggio più cupo è questa cosa qua, piuttosto pagina 132 di Tecnopolitica, che per me è stato il libro su cui mi sono formato, me l'ho lavorato da poco. Io ho incontrato Stefano nel passaggio post 89, Pantera, che dicendo. O piuttosto si conferma la tesi che sottolinea come la comunicazione mediata dal computer tenda piuttosto a rafforzare i modelli esistenti di interazione. Secondo me questo è l'interrogativo sul quale lui, appunto, in posizione critica e con una grande attenzione, diciamo, al lato più meno progressivo, diciamo, ci interroga molto. E però invece, appunto, mi piace molto invece citare l'aspetto più, come posso dire, del maestro Stefano, che riusciva a dare, per chi si è formato nel passaggio intorno all'89, al 1989, insomma, di riuscire a dare il grande insegnamento di tenere insieme libertà e solidarietà, eguaglianza e autonomia, differenza e grande comunanza, diciamo, insomma, cioè il grande insegnamento migliore della nuova sinistra e della nuova idea di garantismo sociale. Ecco, l'idea libertaria è legata molto all'idea di garantismo sociale, e in alcuni la grande intuizione, per esempio, sulla questione della città, su cui ritornava, cioè, lui qui utilizza dei termini formidabili, per esempio quando riflette sul rischio città post città, che a me ha fatto venire in mente quello che scrisse poi qualche anno dopo, in realtà, che questo del 97, invece il grande William Gibson, che noi tutti amiamo, no? Scrisse quel saggetto formidabile che traduceva pure in italiano, di pare, per le scienze, non mi ricordo male, che era intitolato Meta città, e che interloquiva proprio con l'idea di post città di cui provava a parlare Stefano. Allora, la grande, secondo me, intuizione che secondo me ci permette di rileggere Stefano anche a livello, diciamo, di dialogo intergenerazionale tra di noi, è la grande intuizione di pensare la connessione tra soggetto situato, istituzioni pubbliche e società in modo completamente inedito rispetto probabilmente anche alle tradizioni che abbiamo conosciuto nel Novecento. E questo passaggio, secondo me, è estremamente chiaro in quello che Stefano fa poi tra, appunto, gli anni 90 e la fine degli anni 90 e gli anni 10, in particolar modo la sua partecipazione attiva, di lotta pratica costituente dentro la scrittura della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Non è un caso che anche nel bellissimo video che avete portato, seppure in piccolissime pillole, lui riesca a tenere dentro questo orizzonte europeo. Perché in realtà la città non si, è vero, le città stanno, il diritto alla città, tutte queste cose, ma non si tiene mai se non in un'ottica multilevel, e questo è il grandissimo insegnamento che Stefano ci ha lasciato, anche forzando l'utilizzo delle tecnologie che cerca di tenere insieme, insomma, territori e articolazione della sovranità multilivello, scomponendo il demos e ricomponendolo su diverse linee di partecipazione politica. E questo riferimento all'Europa, che lui, ripeto, è stato forse il più efficace dei rappresentanti italiani alla Convenzione per la Carta d'Inizio di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, su cui ha battuto su un, e vado a chiudere d'accordo, così sono stato abbastanza fedele, ha battuto particolarmente sul tentativo di ridefinire, non dico la gerarchia dei diritti sociali fondamentali in Europa, ma l'idea stessa dei diritti sociali fondamentali in Europa, partendo dalla tutela di una esistenza degna, perché il suo continuo riferimento, e questo è un messaggio che davvero parla a noi, anche io ho sempre pensato anche come il vero fondamentale maestro di una possibile nuova sinistra, no? Quando lui dice, cito soltanto questo passaggio qua, no?
Perché non valorizzare il fatto che, salvo limitate eccezioni, i diritti della Carta prescindono dalla cittadinanza nazionale e parificano così europei e stranieri, immigrati legali e clandestini? Perché non rafforzare questi aspetti della Carta anche per evitare possibili ricadute negative di norme come quelle sull'espulsione e sul diritto di circolazione? Questo lo capiva nel 99, dopo il 2000, cioè pensate oggi, 2017, la lotta che ancora dobbiamo fare per far capire che quella Carta fondamentale è la Carta fondamentale dei residenti, la Carta dei diritti fondamentali dei residenti in Europa. Oppure la questione del diritto a una vita dignitosa legata all'articolo 34, per questo l'ho specificato molto bene nel saggetto nel breve cose che ho scritto. E quindi invece chiudo sulla non è un caso che con Stefano ci si sia rincrociati, non ti citavi tu parlando di Gifuni, no? Sulla lotta sul teatro valle occupato, il teatro valle bene comune, diciamo. Lì c'è una grande intuizione e una grande volontà di stare, ecco, voglio dire questo, di stare ben piantato, ben situato nelle pratiche. Adesso il Valle, lo sapete meglio di me, è 3 anni che è completamente vuoto, completamente abbandonato, dopo che era stato dopo che proprio a partire da Stefano si era pensato uno statuto del bene comune Valle, insomma, quindi una grande creatività, invenzione costituente giuridica con una grande convinzione di che utilizzo la formula cara ai Basaglia, ai due Basaglia in realtà, con una grande convinzione dell'ottimismo delle pratiche, basata su una forte consapevolezza delle teorie, dello studio che stanno sempre portando avanti, ma anche sulla volontà di stare, come potremmo dire, con i piedi ben piantati nel presente e però con una grande visione costituente sul futuro, che secondo me è la cosa che ci accomuna nel continuare a ricordarlo vita d'altro durante. Grazie mille. La verità è che Stefano Rodotà è insostituibile. Io penso che abbiamo perso lo stampino di persone come lui. Io non volevo neanche parlare oggi. E Stefano per me è stato un grande maestro, però è anche vero che un po' tutti voi siete stati la mia nave scuola, no? Informatica per la democrazia, il secolo della rete, network, abbiamo fatto tante cose insieme. In qualche modo Stefano è stato sempre con noi. Quando abbiamo provato a ragionare di questi temi non si è mai tirato indietro. Però il suo lavoro, il suo esempio ha seminato tanto. Noi siamo la rappresentazione di questo. Io lo vivevo molto come quel padre che non ho mai avuto, che mi sapeva indirizzare, che a un certo punto mi ha fatto capire che ero cresciuto quando ha cominciato a telefonarmi per chiedermi un parere a me, insomma, sugli articoli che scriveva, magari su cose più tecniche, no? E comunque per me l'ha seminato tanto. Io dovunque vado sento gente che lo ricorda, ne parla, in contesti veramente molto diversi. Quello che mi dispiace è che in questa società dove oggi viviamo sia dentro l'acquario che fuori, la pervasività delle tecnologie, la loro ubiquità, oggi che viviamo internet come una seconda pelle, non ci sia più un discorso politico pubblico all'altezza delle riflessioni di Stefano Rodotà, nel senso che probabilmente tutti noi siamo portatori in qualche modo di quelle riflessioni, di quelle tesi di Stefano, e le decliniamo probabilmente anche in maniera efficace nei contesti che abitiamo,
però ecco, probabilmente non sono un discorso maggioritario, ecco, questo è quello che vorrei dire. Perciò dico che Stefano è insostituibile. Chi è che oggi ha la forza di argomentare politicamente l'importanza della protezione dei dati personali, l'importanza della gestione dell'innovazione tecnologica, della gestione politica dell'innovazione tecnologica? Oggi ci sono addirittura regolamenti europei ispirati al lavoro che ha fatto Stefano Rodotà, il GDPR, no? Insomma, la direttiva europea per la sicurezza dei dati, che entrerà in vigore il 24 maggio del 2018. Oggi che addirittura Russia, Brasile, Cina e India stanno cercando di creare un nuovo sistema di DNS, che, insomma, la rubrica telefonica di internet, il sistema di indirizzamento dei nomi al dominio, la nuova rubrica telefonica di internet, indipendentemente dagli altri paesi, dall'ICANN, dagli Stati Uniti, dall'Europa. Stefano queste cose le raccontava da 10 anni, noi ci siamo... Abbiamo fatto tante cose con l'Internet Governance Forum proprio su questo tema, no? Quindi oggi, insomma, ci manca sicuramente una figura di riferimento come quella di Stefano per affrontare politicamente le questioni che voi già avete in parte anticipato. Perciò l'unica cosa è far diventare questi discorsi pervasivi e onorarne la memoria. Io, per quanto mi riguarda, penso che uno dei lasciti più importanti che mi ha dato, e non cito il fatto che in realtà con Stefano abbiamo riempito le piazze, che abbiamo cambiato in corsa le leggi nel Parlamento, abbiamo scritto emendamenti senza che nessuno lo sapesse, abbiamo scritto delle leggi quasi intere, fatte presentare poi nelle commissioni, fatte votare nelle commissioni. Stefano, che era quell'attacco a bottoni passivo, no? Che dicevamo prima, quando prendeva il telefono convinceva sempre tutti. E noi quante cose abbiamo cambiato facendo un lavoro di lobbying democratico, perché ci attaccavamo al telefono e telefonavamo a tutti, chiamavamo tutti. Che poi la cosa che ho fatto io quando abbiamo provato a candidare, quando l'abbiamo candidato a Presidente della Repubblica, è stato un gioco molto sottile quello che abbiamo fatto noi amici di Stefano, perché Stefano non voleva, quando gli dissi che un po' di amici volevano candidare alla Presidenza della Repubblica e volevo sapere se potevo creare dei momenti, delle situazioni di comunicazione adeguati a questo scopo, lui mi disse: io non te lo posso impedire. Cioè non mi diede l'assenso, come a dire no, non sono pronto a fare presente, no, non mi diede. E lì lavorammo per farlo chiamare da Beppe Grillo, insomma facemmo delle cose che nel bene e nel poco, io chiaramente lavorammo con tutto il pezzo del PD, io stavo al telefono con Civati e Marino quasi ogni giorno, insomma. Comunque, riuscimmo a fare tante cose. Il lascito più importante per quanto riguarda la mia esperienza è che con il lavoro che faccio adesso, che è quello di direttore della comunicazione del Laboratorio Nazionale di Cyber Security, mi trovo a frequentare degli ambienti che per me sono completamente nuovi, cioè gli ambienti... alcuni ambienti accademici, alcuni ambienti del deep state, alcuni ambienti della Presidenza del Consiglio, della polizia, degli organi inquirenti, eccetera, a cui cerco di rappresentare il tema della sicurezza informatica in una maniera che ho imparato da Stefano. La sicurezza informatica è l'altra faccia della privacy. La sicurezza informatica, la cyber security, non coincide con la sicurezza nazionale. La cyber security coincide con la sicurezza dei dati personali degli individui. Perché
la protezione dei dati personali che ci riguardano, ci identificano come persone, spesso ci precedono, come diceva Stefano, e definiscono i livelli di benessere e di opportunità che abbiamo come cittadini, come lavoratori, come vicini di casa, come consumatori. Se non proteggiamo, se non siamo in grado di autodeterminare il destino delle nostre informazioni personali, che sono, ripeto, informazioni personali, sensibili, aziendali, commerciali, eccetera, sono informazioni che ci riguardano e ci definiscono nei vari ruoli che abbiamo nella società, se non siamo in grado di autodeterminare questi dati e di gestirli, possiamo essere preda di abusi di potere, di una manipolazione subdola, quotidiana, capillare, di cui magari non ci rendiamo conto. Stefano diceva, sulla scia di David Lyon ed altri teorici, diceva che chi conosce la tua storia personale può decidere se hai diritto a un mutuo, se hai diritto alla casa, se hai diritto a un lavoro, eccetera. Perciò i dati che ti riguardano, la tua storia personale, vanno tutelati. Oggi il rischio è molto alto, quindi ricordare a tutti quanti che la sicurezza dei dati che ci definiscono in questa società è molto importante, è per me il mio orizzonte, anche collegato al tema dei diritti umani. Se qualcuno conosce troppo di te, ti può manipolare, non basta che ti vende come prodotto, come diceva Lelio prima, no? Quando non compri qualcosa, il prodotto sei tu. Ma il tema è che non puoi esercitare i tuoi diritti. Allora, il diritto alla privacy, Stefano mi ha insegnato, che è la precondizione all'esercizio di altri diritti, cioè all'esercizio del diritto di associazione, di cooperazione, di circolazione, di libera espressione, di libera manifestazione del pensiero. Senza il diritto alla privacy non siamo liberi. Per me questo è stato l'insegnamento più importante di Stefano, e lo ricordo così, oltre che per, ripeto, proprio per l'amicizia, per quel suo modo di essere sempre disponibile nei miei confronti, nei confronti di tanti altri, che ne fanno un maestro di quelli che non si trovano più. Grazie Arturo. Io ho conosciuto Stefano Dodotà da studentessa, è stato mio professore alla Sapienza. L'ho sempre detto, l'ho detto quando l'ho ricordato alla festa di Sinistra Italiana. Il primo insegnamento per me è il terribile diritto, il diritto di proprietà. Quella lettura sposta completamente, in modo proprio radicale, radice, la teoria del diritto tra privato e pubblico. Sui temi di cui affrontiamo, di cui parliamo oggi, io invece non ho la competenza, io ho condiviso con lui molto di più, poi al Centro di Riforma dello Stato, negli anni in cui lui ha lavorato lì con Pietro Ingrao, con la presidenza, entrambi nella presidenza del centro, sui temi appunto della politica, della democrazia, dei diritti, poi del biodiritto e della bioetica, i temi della procreazione, su cui da fronti diversi ci siamo ritrovati. Questo meno, e io non ho una competenza. Ho accettato di farlo perché appunto è determinante questo testo e tutta la riflessione di Stefano Dodotà sulle tecnologie per ripensare la democrazia. Sicuramente il testo colpisce per, innanzitutto per la previsione, per quanto anticipa quello che, in cui oggi siamo immersi, e che appunto, come già stato detto, nel 1997 non c'erano Google, si prefigurava, si poteva annunciare, ma non era una realtà in cui eravamo immersi.
e ha colpito una definizione che però anche questa anticipa, ma quel processo reginato che Rodotà definisce il vero cambiamento in cui siamo immersi. Il mondo politico e il mondo del consumo si avvicinano, è l'isomorfismo tra il mondo del consumo e il mondo. Mi interessa che lo chiami il consumo, non soltanto perché tiene insieme tutto il processo economico, no? Fino al suo terminale, e tiene insieme il cambiamento della forma economica sociale e della forma politica con il cambiamento della soggettività. Se cioè siamo condannati ad essere solo consumatori, la politica è una delle tante merci, senza che questo comporti, questo isomorfismo, il venir meno della separatezza, tuttavia, e soprattutto il venir meno della verticalità. Dentro questo grande cambiamento le tecnologie hanno un posto cruciale, perché appunto sono la logica di questo isomorfismo, non quello su cui la struttura, ma soprattutto la logica che accomuna politica e consumo, da cui derivano appunto le problematicità, le ambivalenze, quelle che lo chiama anche i circoli viziosi. Per esempio tra l'apertura, la caduta dei confini, del superamento delle intermittenze, dei tempi, della distinzione dei tempi, e però anche le opacità sostanziali, il riprodursi di frontiere che questo comporta. Però senza dubbio dentro l'analisi quello che è più forte del testo è che non è solo un testo di analisi, che descrive, è un testo di proposta, è un testo di progetto, progettuale, cioè che tende a indicare come è possibile confrontarsi con questa realtà orientandola verso una nuova forma di democrazia. Se tutto è cambiato, la forma democratica deve cambiare. La democrazia continua è questo, è un'idea, una prefigurazione di una forma democratica che supera anche, questo mi sembra che è importante, la distinzione e le forme di rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, nel senso che sia la democrazia diretta che la democrazia rappresentativa sono già modificate, alterate rispetto al disegno classico, diciamo, della democrazia moderna, dalle tecnologie e dall'isomorfismo, che poi le tecnologie hanno un ruolo determinante, ma ovviamente non è l'unico, non è esclusivo. Altri processi sono anche intervenuti, altre modificazioni, ma adesso teniamoci a questo. Per esempio il fatto che democrazia diretta tende sempre di più nell'analisi di Rodotà a diventare democrazia plebiscitaria, e che appunto la democrazia rappresentativa perde la sua capacità e la sua funzione di mediazione rispetto ai soggetti, ai cittadini, sia ai soggetti nella figura individuale, personale, che in quella collettiva dei soggetti sociali, degli interessi e dei gruppi sociali aggregati, organizzati attraverso i partiti, i sindacati, tutti appunto le forme della mediazione politica. Quindi democrazia rappresentativa sempre più affidata a quella che con un'immagine finisce, Stefano definisce il trittico infernale TV, sondaggi, elezioni, e anche democrazia diretta sempre più ridotta a plebisciti, il referendum diventa sempre di più il plebiscito e non una forma appunto di consultazione, di intervento allargato, no? Che stende alla partecipazione di tutti, il pronunciamento, la scelta, l'orientamento della decisione politica. Altro aspetto che evidente, che tende a contrapporre il progetto della democrazia continua a
i processi che stanno alterando la democrazia grazie anche all'uso che viene fatto delle tecnologie, è che appunto è quello di mettere al centro solo la decisione, semplificazione e decisione. Se questi sono gli aspetti, diciamo, contro cui che vanno contrastati, la cosa importante della democrazia continua è che una forma democratica che tiene conto delle tecnologie, che si deve avvalere delle tecnologie, quindi, come dire, orientarle per un uso diverso, per una diversa funzione, ma non si riduce appunto a un uso diverso delle tecnologie. Non basta un buon uso delle tecnologie, non basta l'uso fatto dai soggetti giusti, come dire, cittadini e non solo appunto il mercato o gli operatori stessi, i padroni della tecnologia o i poteri politici. Quello che mi ha colpito, che secondo me è la cosa su cui lavorare, che viene abbozzata nel testo, ma che ovviamente non poteva essere sviluppata, intanto perché non lo può fare una solamente, e poi perché appunto i processi erano in fase di avvio, di formazione, ma non erano ancora pienamente sviluppati, è che Rodotà parla di un nuovo spazio costituzionale. Che deve rispondere a una nuova frontiera dell'organizzazione sociale. Tutte e due le cose. Cambia l'organizzazione sociale, si apre una frontiera nuova e quindi uno spazio costituzionale. Va ridisegnato lo spazio costituzionale. La mette lì. Però è un'affermazione radicale questa lì. Un nuovo spazio costituzionale. E io credo che su questo siamo. Noi abbiamo contrastato le riforme costituzionali perché appunto non andavano nella direzione di disegnare una democrazia continua, che vuol dire una democrazia anche appunto che allarga la platea delle soggetti, costruttori, attori della democrazia, quella che l'autorità chiama la cittadinanza attiva, e qualcosa di più e di diverso dall'esercizio della sovranità popolare, e appunto cambiano i soggetti, cambia la cittadinanza, ma cambia anche, deve cambiare anche la forma. Quindi si tratta di creare forme istituzionali, non soltanto strumenti. E ci vuole analisi, ci vuole progettazione, lo dice esplicitamente, ci vuole formazione della consapevolezza critica. E quello che lui vede sono, da un lato, le sperimentazioni in atto, che usa un'espressione, non sono soltanto le pratiche, ma sono anche le autorappresentazioni di questa forma democratica differente. E questo appunto è quello che andrebbe più messo in evidenza, andrebbe ricostruito. C'è una forma democratica al di là appunto dell'elemento pratico, no? delle finalità più dirette in cui queste sperimentazioni muovono. In quella modalità di coinvolgimento ci sono, si configura un rapporto differente tra soggetti, si configurano le distribuzioni di potere, si configurano forme di apprendimento collettivo e di consapevolezza, quindi che è qualcosa di più della formazione o della conoscenza. E poi la modalità con cui le conoscenze e le informazioni vengono utilizzate, le possibilità di utilizzarle, di condividerle, cioè nel confronto cambia il senso delle informazioni, delle conoscenze che ho ricevuto, che ho acquisito, no? Ci sono strategie che di questa continuità che possiamo trarre dalla
analisi, dalla lettura delle sperimentazioni, mi sembra che ci sono alcune indicazioni e alcuni punti invece di criticità nel modo in cui in questo testo, e su questo poi chiudo rapidamente, in questo testo Rototà ci offre. Da un lato la continuità vuol dire prima di tutto appunto sostituire al momento della decisione, quindi della semplificazione, quindi non democrazia deliberativa, ma democrazia continua vuol dire democrazia complessa, che tiene insieme i vari momenti, quello in cui si acquisiscono le informazioni, le si mettono insieme. È molto interessante i riferimenti che lui fa alle biblioteche, ai centri di raccolta dati, no? Alla creazione di patrimoni davvero comuni e collettivi che le tecnologie consentono, al fatto di come cambia la selezione inevitabile con altre tecniche di raccolta di dati, di informazioni, di conservazione, e quella che invece le tecnologie digitali consentono, no? Per cui appunto non c'è anche lì, però poi il momento della selezione invece è anche importante, perché è quello che permette appunto di orientare le informazioni e le conoscenze. Discorsività, che non vuol dire appunto rompere quella verticalità del messaggio unidirezionale, e anche della discorsività permette anche di mettere, di connettere, di mettere insieme, di non stare alla tematizzazione particolare, no? Ai temi, ai contenuti presi ciascuno per sé. È importante che lui dà della rete la definizione non di un processo in sé compiuto e autosufficiente, dà una definizione della rete come innesco di processi differenti. Quindi non, quello che gli interessa è appunto la complessità, non la riconduzione ad un'unica modalità. Questi mi sembrano gli aspetti più interessanti su cui lavorare. Naturalmente quello che a cui siamo di fronte è che è andata avanti l'altra tendenza, non quella della costruzione della democrazia continua, ma invece quella dell'uso della tecnologia per la semplificazione e quindi per la deliberazione e anche per, come dire, rendere in qualche modo funzionale quello che lo chiama la politica, la democrazia dei sondaggi, no? Appunto le cose che si dicevano prima sulla consultazione, che ha senso unico. Queste sono state le tendenze che hanno prevalso. Però ci sono dei punti di criticità forti che io vedo. Il primo, la forma di la mediazione. Può essere la tecnologia, anche intesa in questo modo, innesco di processi differenti, complessità della democrazia continua, di questa forma, può essere l'unica mediazione? O il fatto che Rototà sottolinea continuamente, ritorna in tutti i capitoli del libro, che sono venute meno le altre forme, gli altri soggetti di mediazione, rende inevitabilmente più povera la democrazia, anche quella che possiamo pensare a partire dalle tecnologie, no? E delle opportunità che le tecnologie offrono. Io credo che ci vuole il problema della mediazione, delle differenti forme, differenti livelli, differenti linguaggi, differenti soggetti della mediazione è fondamentale, altrimenti si perde appunto questa complessità a cui Rototà invece tiene moltissimo. Secondo, l'interesse generale. Come si ricostruisce l'interesse generale? Cioè, l'interesse generale è quello che Rototà dice continuamente va perduto, non c'è, l'abbiamo perso l'interesse generale. Comunque lo vogliamo definire, un progetto, una visione, una sintesi, non...
sembra un punto politico che non c'è niente da fare, non saranno le tecnologie e l'approccio alle tecnologie che ce lo fanno, possono coadiuvare a non, se lo troviamo, a non poi far, a mandarlo distrutto attraverso le tecnologie, possiamo invece farne un uso positivo. Ma la questione dell'interesse generale, posso entrare nel merito, però che ormai non può nemmeno più coincidere strettamente con l'interesse nazionale, per esempio. Già, che cos'è l'interesse generale? Un interesse in una pluralità condivide. Ma qual è questa pluralità? Che fisionomia vediamo? Che figura assume? Qui mi sembra che Rodotà rinuncia alla sovranità popolare. Lui vede la frammentazione come un effetto negativo dei processi in atto, ma non punta a ricostruire il popolo sovrano. Proprio per cui lui punta a una pluralità. Quando dice cittadinanza attiva, quando dice comunità, usa altri concetti, altre immagini, altre figure che non quella. E in alcuni passaggi, questi non l'ho notati, ma proprio dice esplicitamente che non è la sovranità, perché proprio il concetto di sovranità è legato a quel processo di come dire, rappresentanza degli interessi, domande, anche opinioni, idee della società, no? E portarle a un esito, a una risposta attraverso il processo della rappresentanza, dell'elaborazione, della decisione, di scelte e della decisione. E non è questo, a lui gli interessa che invece aprire, allargare il discorso e l'ambito della politica. Altro punto critico è proprio il rapporto tra lo spazio virtuale e la comunità che si crea nello spazio virtuale e lo spazio fisico, la parte sui territori. È molto bella questa analisi della città che lui fa in questo capitolo, proprio perché lui mette in evidenza che se la città è lo spazio più idoneo, no? Mi pare lo diceva Giulio, più rispondente alla democrazia continua, però la città forse è perduta, perché la città è a domicilio e quindi scompare l'esigenza stessa di città, che è una citazione che faccio. Ce l'abbiamo in casa, non solo col telelavoro, ma con il teleservizio, cioè non abbiamo bisogno di muoverci. Il quartiere del Tittinello. Non abbiamo bisogno di spostarci, di muoverci nello spazio fisico, perché la città come spazio politico, fisico e simbolico si è svuotata. E torno al discorso prima, se le piazze sono vuote, bastano le piazze virtuali a sostituirle? Non mi pare che Rodotà dia una risposta positiva, diciamo, semplice, dire sì, allora affidiamoci a quelle. Perché? Perché la comunità di insediamento è una comunità di prossimità tra differenti, plurale. La comunità virtuale è una comunità tra fini, negli interessi e nei linguaggi. E si perde quindi la pluralità delle differenze. Mi sembra una perdita non da poco. Buongiorno, grazie. Vabbè, sulla invitare uno normale si risparmia sulle biografie, con uno normale proprio. Ho fatto il giornalista e ogni tanto parlo con Giulio De Pezza. Michele Mezza, codice fiscale poi a parte. Allora, ma io sono, anche con Rodotà ero uno dei tanti, ero Givolardo, insomma, perché l'avessi conosciuto molto molto tempo fa, negli anni 70, e
però uso la tripista di Levio perché mi accodo anch'io, ultimo della fila ovviamente, all'idea del andare oltre Rodotà, perché insomma io immagino che il modo migliore di onorarlo sia proprio quello di assumere la sua insoddisfazione critica permanente, anche per discutere di lui, usando tra l'altro una grande suggestione di un altro grande personaggio, Claudio Napoleone, che in questo straziante scritto finale diceva appunto: cercate ancora. Tra l'altro, la giornata di oggi, la demoniaca regia di Giulio ci ha convocato in una giornata che ha una densità di evocazioni impressionanti. Parte appunto che c'è un pezzo di sinistra che si fa partito e lo fa tra l'altro tenendosi debitamente il più lontano possibile da un soggetto sociale che è riunito alla Fiera di Roma, e così ci presentiamo subito, che è la Maker Faire, senza i quali secondo me non si neanche immagina di guardare la realtà. Ma oggi il 2 dicembre, tra l'altro proprio questa stanza, io ero uno dei vecchi che ricordava che qui feci un leggendario seminario sulle 150 ore imparando a leggere e scrivere, e anche due scadenze, forse qualcuno che alla mia età se lo ricorda, il 2 dicembre del 77, da qui partì una manifestazione che archiviò il compromesso storico. Voi forse vi ricordate la vignetta di Forattini, di Berlinguer nel salottino, mentre sotto sfilavano, tra l'altro una giornata, mi ricordo, una pioggia terribile, e scoprite anche dove ero io. Però c'è un altro 2 dicembre che a mio parere parla sia a Rodotà che a questa sala. 2 dicembre del 1964, lo studente più importante del Novecento, Mario Savio, davanti ai cancelli di Berkeley lancia il free speech, e lì si apre una storia che la sinistra italiana non ha voluto né guardare, né conoscere e né capire. Ed è la storia che passa dal free speech al free software. E continua quella storia con una generazione straordinaria di soggetti giovani che entrano sulla scena della politica contrapponendosi al potere dello Stato programmando codice. Poi arrivano, insieme a Mario Savio, arriva Stallman, arriva tutta quella generazione che apre una straordinaria prospettiva, inventa un linguaggio e costruisce uno spazio pubblico. Ne sentivo parlare. Il codice era lo spazio pubblico. Nel 76 arriva poi la lettera di Bill Gates che dice: ragazzi, la ricreazione è finita, contano i proprietari. E lì si apre un'altra storia. Voi fate mente locale di cosa si parlava qui, che era il punto più avanzato dello scenario in quegli anni. Ecco, io credo che sarebbe utile tornare a questa riflessione, perché io lo dico insomma teneramente, perché appunto è il pasticcio fra il cavallo e la lodola. Una delle ultime uscite pubbliche che fece Rodotà la fece all'università a Napoli. Era un convegno con Mauro Calise in cui si discuteva appunto di democrazia al tempo della rete, e su cui ci fu una discussione su quella che fu l'ultimo, uno dei temi in cui io occasionalmente mi capita di litigare con Arturo, però poi facciamo pace sempre, che è la famosa dichiarazione dei diritti della rete. Adesso, senza edulcorare, perché proprio Stefano non ha bisogno, per cui siamo fra amici, io con la petulanza e testimone confermo
Il giorno dopo che è stato pubblicato, insomma, quel documento, dissi, usai il linguaggio, è una stupidaggine, così mi offro al pubblico ludibrio. Un documento che parla di diritti e non di conflitti nel momento in cui si costruiscono relazioni sociali è un documento di una cultura liberale e privatistica. Io penso che da lì si debba partire, se la rete è luogo di diritti individuali o di conflitti collettivi. Perché vedi, Lelio, quello che tu dici varrebbe per qualsiasi innovazione che si è succeduta sul pianeta, dalla clava in avanti, se non ci fosse il conflitto, se non ci fosse stato un conflitto sociale. Cosa sarebbe stata la fabbrica senza il movimento operaio? Un inferno. E perché la rete dovrebbe essere di per sé il paradiso terrestre? In nome di cosa? Ma sarebbe terribile, sarebbe la smentita di tutto quello che abbiamo sempre pensato, almeno io ho sempre pensato, che l'uomo è quello che mangia, che la storia è storia di lotta di classe. Nella rete funziona perfettamente, guardate, Grundrisse è la più grande bussola per capire come ci si muove. Non si sgarra di una virgola. Di Grundrisse però, non il capitale. Perché questa è l'altra storia, la tecnologia non esiste. Scusate, non ce la faccio più, non lo sopporto più che qui dentro, in questo palazzo, con gente che ha letto molto di più dei libri che mi hanno fatto crescere ancora con questa roba. La tecnologia non esiste, esistono i rapporti sociali. Internet è la conseguenza, non è la causa. Io quando faccio gli esami il libretto vola in cortile solo in un'occasione, quando arriva lo studente dice: perché succede questo? Perché c'è internet. Internet è la conseguenza, diceva Bauman, lavoro di massa, consumo di massa, media di massa, lavoro individuale, consumo personalizzato, media digitali. Se non partiamo da questo, non rimettiamo le cose in fila. Allora, e qui con Fiorella, perché io penso, insisto, algoritmi e non software? Perché il motore di questo processo non è la rete, i big data. Poi una piccola parentesi, perché come sempre Arturo suggerisce temi centrali, ma è la potenza di calcolo, quello che una volta era la forza di trasformazione della natura, la potenza di calcolo, e lo dico con l'estremismo che mi rende sempre fastidioso e insopportabile, è l'unico tema su cui ci si qualifica, se no si perde tempo, compreso il lavoro, si perde tempo. E se apriamo l'Atlante geografico e guardiamo i 192 paesi delle Nazioni Unite, mi dite quale uno di questi in cui la sinistra del lavoro è in piedi. Uno. Tutti stupidi, tutti traditori, tutti venduti, tutti incapaci, tutti ovunque sempre. Allora, il tema è che quando si cambiano, diceva Engels, persino quando cambia la scienza anche il materialismo storico deve cambiare, si abbia l'umiltà di prendere atto che non è cambiata la scienza, è cambiata 3 volte, 33 volte nel frattempo. Allora, il tema è il motore di questa partita, qual è? La rete, i social, ma scusate, se noi fra 5 anni, voltandoci indietro, rideremo. È come se negli anni 60 avessimo parlato dei flipper invece che della Fiat. Come dice Craig Bender, la potenza di calcolo non serve a far giocare i giornalisti con i social. Giardino d'infanzia laterale è il 2% della rete, tutti i social sono il 2% della rete.
la potenza di calcolo serve a riprogrammare la vita umana. La vita umana, il genoma, il cervello, come si campa, con chi si campa, perché si campa. Se non si interferisce con questo processo, si perde tempo. E grazie a Dio siamo talmente marginali che non, insomma, danneggiamo neanche anche il mondo, che prescinde bellamente da noi. Allora, io credo che il tema vero, io me ne rendo conto, lo dico, ripeto, con la tenerezza di chi, insomma, è parte di una famiglia che è in disfacimento, è come si anima un conflitto sociale su questa questione. Come si dà corpo e sangue a questa questione? Allora, io penso, cioè io ultimo della fila di ben più prestigiosi pensatori a cui aderisco sommessamente, per dare la premessa, per non essere ridicolo, che il tema è non riprodurre le vecchie ginnastiche conflittuali mutuate da un secolo il cui paradigma produttivo era un altro in questo nuovo mondo. È ridicolo. Chi parla di cognitariato giustamente sotto un ponte, giustamente, e lì rimane, amici comuni. Allora il tema è: chi sono i soggetti negoziali? L'altro giorno, policy dell'antiterrorismo, tal Mr. Fishman, che è il responsabile di Facebook dell'antiterrorismo, dice: ma come, a noi ce lo dite? Ma se noi da 5 anni stiamo rimuovendo con i nostri algoritmi i contenuti dell'ISIS, cosa stai facendo tu? Cioè, coi suoi algoritmi, lui che deve fare di mestiere il postino, prende il pacco e lo consegna, non deve fare altro, lo apre, valuta e pesa. E il giorno che Mark Zuckerberg si presenta all'elezione, quegli algoritmi come funzionano? Chi diventano i buoni e chi i cattivi? O in questa elezione, in questo paese, gli algoritmi di Facebook, per chi lavorerebbero? Conflitto di interesse, ma bisogna andare a Arcore, sdraiarsi, quello è Giacomo Leopardi in confronto. Allora, o si ricostruisce una cultura che sia in grado di interferire direttamente, me ne vado, coi processi di costituzione del senso comune algoritmico, oppure la partita non è neanche giocabile. Fiorella, chi sono i soggetti? Un soggetto è la città, ma non perché, perdonami, si adatta alle piattaforme altrui. Anche se Google fa la migliore piattaforma di partecipazione, non è la mia. L'algoritmo è uno spazio pubblico di per sé, come il farmaco, l'aspirina. Quando io ho un farmaco e vado in un paese, prima di metterlo in circolazione, vado da un signore che si chiama Agenzia del Farmaco e mi chiede di mettere sul tavolo il principio attivo, il codice sorgente, il modello produttivo e la distribuzione. L'algoritmo è come l'aspirina. Questa è la battaglia di civiltà. Al di sotto di questo c'è colonialismo. Grazie. Viene la parola Ida Dominiani. Il fatto che lei fa questo intervento mi consente di ricordare un altro libro e un altro amico. È un libro del 96 di Franco Carlini, che si chiama Internet Miracolo e il Gendarme, cioè condivide la stessa epoca del libro di Stefano, condivide molti degli stessi temi, visti però con l'occhio di un giornalista che era anche un intellettuale, un critico, e che ieri è stato ricordato
a Genova in un bellissimo incontro dedicato a come cambia il giornalismo sulla, in questo periodo. Perché Ida? Perché Ida ha scritto la prefazione a questo libro ed è una prefazione molto interessante. No, anche a me ieri era venuto in mente Franco mentre lavoravo su Rodotà. Carlini era molto vicino a Stefano Rodotà, nella, anche come tipo di impostazione culturale, in fondo erano due liberal democratici di sinistra, quindi condividevano anche moltissime, moltissime opzioni di lungo periodo, e certamente sono due persone che ci mancano entrambe. Adesso io voglio dire qualcosa su perché manca Rodotà, l'avete detto tutti, ma secondo me di lui mancano soprattutto tre cose. La prima cosa è questa apertura sul presente, questa straordinaria capacità di presa sul presente che lui aveva, di cogliere proprio le questioni nel, nel momento sorgivo. Però la seconda cosa che manca, io voglio rimarcarla perché è una cosa che rischia di andare perduta in generale, diciamo, era questa presenza di un intellettuale politico, di un intellettuale pubblico, non accademico, che è una figura che, badate, sta rischiando di scomparire. Quel tipo di intellettuale pubblico, appunto, che poteva spaziare dall'accademia ai media, alla tessitura quotidiana di incontri in presenza, tipo quello di oggi. Stefano era molto disponibile, molto generoso di sé per ogni circostanza di discussione che si aprisse. Beh, questo tipo di intellettuale pubblico, che ha fatto secondo me la fortuna della politica nel XX secolo insieme ai partiti, e senza il quale i partiti si sarebbero ossificati e rinsecchiti molto di più di quanto non sia accaduto, questa figura oggi in Italia rischia di essere completamente rasa al suolo. Noi oggi non abbiamo questo, abbiamo i burattini da talk show, che è un'altra cosa, e dall'altra parte abbiamo una politica sempre più chiusa all'apporto del pensiero e della ricerca. Quindi io penso che l'assenza di Stefano è anche l'assenza di questa tipologia di intellettuale pubblico. Ho riletto, aggiungo, un intellettuale pubblico assai meno narcisista, autocentrato e autoincensatorio di quelli a cui siamo, ahimè, abituati adesso. Ho riletto naturalmente anch'io questo testo. Io ricordo quando uscì questo testo, io intervistai Stefano, come spesso mi capitava di fare al Manifesto. Io ero entusiasta di quello che scoprivo leggendolo, ed ero ovviamente anche entusiasta del tempismo di questo testo. Ora, io non direi che era un testo soltanto di previsione, perché guardate che nel 97 noi eravamo già immersi nei processi che il libro descrive, soprattutto, e non a caso, avevamo già avuto la vittoria di Berlusconi. E voglio qui ricordare, forse è stato già ricordato prima che io arrivassi stamattina, che Stefano è stato uno dei primi e a lungo l'unico a parlare di Berlusconi come di un fenomeno non anomalo, ma del tutto coerente con le trasformazioni della democrazia occidentale. Lui non ha mai ceduto alla tesi, peraltro, del giornale in cui scriveva, cioè La Repubblica, di un Berlusconi anomalia italiana della democrazia. Ha sempre, lui che aveva già studiato il fenomeno, però quando si candidò Berlusconi aveva già ampiamente capito che Berlusconi incarnava trasformazioni che sarebbero diventate fisiologiche, prima tra tutte quella, appunto, del rapporto tra politica e media. Ora, come è stato qui già detto da tanti interventi, questo testo che noi oggi commentiamo coglie l'ambivalenza iniziale di questo processo, cioè i rischi reali che questo rapporto tra democrazia e nuovo ambiente tecnologico
sfoci nel populismo e però anche la possibilità, nella quale Stefano crede moltissimo nella scrittura del testo, che invece possa essere indirizzata a fini di quello che lui chiama democrazia continua. Io rileggendolo ho avuto la nettissima sensazione, ma lo ricordavo anche perfettamente a memoria, ma insomma ne ho avuto una conferma, di questo ottimismo di Rodotà in questo testo. Cioè è un testo, guardate, rispetto a quello che è successo dopo, rispetto a quante ne abbiamo viste nel frattempo, è un testo estremamente ottimista, perché crede molto nella rottura della tendenza rischiosa, cioè la tendenza al plebiscitarismo che lui giustamente attribuisce soprattutto all'uso della televisione, cioè di un medium verticale e autoritario. Lui crede moltissimo alla possibilità di rottura che rispetto a questo ha l'orizzontalità della rete, no? Anche Franco Cacchini ci credeva moltissimo, io molto meno. Tanto di più, forse di più. Sì, forse perfino di più, ma io molto meno, semplicemente perché sono arrivata a questi temi dopo, quando era già chiaro, diciamo, che le contraddizioni sarebbero state più complicate di come inizialmente venivano disegnate. Che cosa è successo secondo me nel frattempo? Secondo me sono successe tante cose, ma insomma in primo luogo tre o quattro le provo ad elencare. La prima è questa, che come Rodotà aveva visto subito, ora io non lo so se dire come fa Michele che la tecnologia non esiste e che esiste la potenza di calcolo, bisogna capirsi sulle parole, perché per me la tecnologia è la potenza di calcolo, quindi io penso che la tecnologia esiste e che ci crea moltissimi problemi in quanto potenza di calcolo con pretese di presa sulla vita. Però adesso, senza stare a discutere sulle definizioni, quello che mi interessa è che fu chiaro immediatamente a Stefano che diciamo, la rivoluzione delle nuove tecnologie era una rivoluzione dell'ambiente cognitivo. Guardate che non è una cosa da poco, perché la sinistra italiana questa cosa qui semplicemente ancora non l'ha capita. Cioè nella cultura media della sinistra italiana c'è questa idea che la tecnologia sono dei mezzi di comunicazione che bisogna imparare a usare. Una volta si diceva in modo alternativo, adesso sì, semplicemente si scimmiotta come li usa Lilli Gruber e va bene così. Ora, non c'è niente di più sbagliato e niente di più assurdo in un paese che ha avuto Berlusconi per 20 anni, che quindi dovrebbe aver capito come funzionano i cosiddetti media. I media sono dispositivi cognitivi, quindi cambiano completamente la mentalità, il cervello, la sensibilità, i 5 sensi, e di conseguenza anche l'esercizio della cittadinanza, le condizioni del conflitto, le condizioni dell'assoggettamento, eccetera eccetera eccetera. Questo a Stefano era assolutamente chiarissimo. Lui non ha mai avuto una visione strumentale delle tecnologie, ha sempre avuto una visione epistemologica, diciamo, che non è appunto tanto scontata, è questione che ancora non è entrata nel cervello insomma, delle sinistre politiche. La seconda cosa che è cambiata, cioè questo è stato assolutamente confermato, cioè noi dopo 20 anni siamo esseri umani modificati dalla terza rivoluzione tecnologica, su questo non c'è bisogno che io mi soffermi perché credo che sia evidente a tutti. Quello che è successo invece, che secondo me i nostri ottimi Rodotà e anche Carlini avevano sottovalutato, è che invece l'orizzontalità della rete è stata molto 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 compromessa da fenomeni che del resto loro vedevano perfettamente, cioè la commercializzazione, l'appropriazione da parte delle grandi corporations, ma anche il mescolamento di quello tra vecchi e nuovi media, perché per esempio nel campo della comunicazione politica, in Italia specialmente, non c'è dubbio alcuno che la televisione continui a dettare l'agenda anche agli altri media. Non è vero che
cioè la televisione continua ad essere il medium che detta l'agenda anche agli altri, parlo della comunicazione politica in senso stretto, e quindi naturalmente ne determina anche una certa verticalità. Pensate d'altra parte al fenomeno Grillo. Grillo è la dimostrazione più evidente di come l'orizzontalità della rete possa essere interamente diciamo sottoposta a un uso carismatico, neoautoritario, eccetera eccetera. Quindi questa è una questione. L'altra, naturalmente, le altre sono quelle che noi abbiamo studiato in questi seminari della meravigliosa scuola di cultura critica del digitale che qui presente è messa al mondo, e cioè che sono anche, è molto cambiato il capitalismo che usa queste tecnologie. Basta pensare appunto alle piattaforme, agli usi degli algoritmi, tutto quello di cui si è fatto cenno. Tutto questo naturalmente ha mandato in soffitta, diciamo, le utopie progressiste della rete. Sappiamo tutti ormai che le cose sono complicate. Aggiungo però, per stare al testo di Stefano, che io credo che soprattutto non sia andato abbastanza avanti, può darsi che su questo io mi sbaglio, abbia informazioni sbagliate o insufficienti, quel processo di governo politico-amministrativo, diciamo di appropriazione anche amministrativa delle potenzialità di governo e di amministrazione che le reti offrono. Nel libro di Stefano era molto presente questa idea che le reti potessero essere utilizzate soprattutto per migliorare la politica a livello di amministrazione, no? Di città, di cittadinanza dal basso, di condivisione di issues, di piccoli referendum, non a dimensione nazionale plebiscitaria, ma a dimensione deliberativa. Tutto questo io credo che sia andato ampiamente sprecato. Certo, credo che ci siano stati dei miglioramenti nelle forme dell'amministrazione, che vediamo tutti come cittadini utenti, sempre al di sotto di quello che vorremmo, però mi pare che quella della strada, diciamo, di una democrazia continua, così come la descrive la Rodotà, non sia stata intrapresa. Allora, che cosa vorrei mettere in rilievo? E ho quasi finito. Paradossalmente, secondo me, quello che è successo non solo nel nostro paese, perché io ho in mente molto anche l'America di Trump, insomma, quindi quello che sta succedendo è che paradossalmente nel rapporto tra politica, forme politiche, diciamo, e forme tecnologiche, in questo isomorfismo che Luisa ricordava prima, termine che a me è capitato di usare qualche volta per spiegare come appunto alla fine del Novecento la crisi delle forme della politica sia andata di pari passo con l'affermarsi di nuove forme della comunicazione, e non sono andate in disaccordo, sono andate nella stessa direzione, la costruzione di una torsione plebiscitaria della nostra democrazia è frutto di questa convergenza, non di un conflitto tra politica e comunicazione, ma di una convergenza, di un appunto isomorfismo. Però è come se purtroppo in questo isomorfismo il morto avesse afferrato il vivo. Cioè, paradossalmente, io me ne sono accorta ieri leggendo questo testo, ci ho pensato ieri, è proprio la decadenza delle forme della politica che ha avuto la meglio sulle promesse della tecnologia. Cioè, c'è stata questa specie di dominio della morte delle forme della politica novecentesca, che ha piegato anche tutte le possibilità, anche non tutte, ma molte delle possibilità creative e inventive della tecnologia. Quindi questo secondo me è una questione da pensare, perché noi viviamo molto nel cono di questa fine estenuante di una politica che però continua a mangiare diciamo territorio a ciò che invece è risorse, a ciò che invece c'è
di sorgivo, compreso appunto il capitalismo della conoscenza, il cognitariato e tutto quello su cui ottimisticamente abbiamo puntato e dobbiamo, secondo me, però continuare a puntare. Noi non abbiamo lottato affatto in questi anni contro una serie, non c'è stato conflitto su questo terreno, ce ne sono stati pochissimi, e chi ha fatto conflitto è stato molto lasciato a se stesso. Abbiamo messo pochissimo a fuoco anche i conflitti più evidenti. Non parlo della impadronirci dell'algoritmo, cosa sulla quale sono del tutto d'accordo, che è del tutto lontana da qualunque piattaforma politica di qualunque sinistra dell'Occidente. Parlo anche di cose molto più a portata di mano che potevano essere contrastate e non lo sono state. Per esempio la repressione dell'uso dal basso delle reti, pensiamo a quello che è successo a Genova, no? Quando è in altre situazioni in cui l'uso dal basso dell'orizzontalità della rete dei social è stato oggetto di repressione specifica. Non abbiamo contrastato in nessun modo, né chiesto che venissero contrastati i processi che delegavano allo spontaneismo del mercato la signoria e la proprietà dello sviluppo della rete, processi di concentrazione, processi di non tassazione, no? C'è adesso un embrione di discussione su questa questione delle tasse che le grandi corporations dovrebbero pagare, ma siamo molto indietro. Abbiamo smesso di combattere contro l'uso cinico dei mass media da parte della politica, pensando che finito Berlusconi sarebbe finito anche questo, mentre finito Berlusconi questo si è generalizzato anche a chi prima era contro Berlusconi. Quindi mi pare che noi siamo, caro Michele, rimasti indietro come arretrata fu, sono d'accordo con te, la percezione del capitolo nuovo che si apriva con le lotte per il free speech, no? Questo immenso territorio di nuova informazione, di nuovi conflitti che si apriva, che in America è tuttora aperto. Io voglio chiudere su questo perché, tanto per citare le questioni di cui non ci occupiamo, l'altro giorno è uscita sull'Huffington Post questa notizia di Trump che introduce la doppia potenza, no? Il doppio regime. Scusa? Rompe la net neutrality. Ecco, rompe la net neutrality, grazie che mi ricordi l'espressione giusta, che a me pareva una notizia su cui bisognava aprire tutti i giornali. Il giorno dopo non c'era niente. Questa è una cosa enorme per la democrazia americana, infatti io penso anche che ci sarà una reazione e riguarda, sì, ma perché penso che per loro sia enorme? Perché Obama ne aveva fatto un obiettivo del suo programma, mentre qua in Italia nessuno scrive obiettivi programmatici in questa direzione. Quindi una legge, aveva fatto una legge che era una legge di ampliamento della democrazia. Se lì passa questa cosa, e probabilmente passerà, io temo che la contraddizione che io speravo che si aprisse tra ciò che resta della cultura radicale della rete, la cultura californiana della rete, e il capitalismo di Trump, io speravo che si aprisse questa grande contraddizione. Probabilmente, se invece questa legge passa, questo è un sintomo che quella contraddizione non si apre, e quindi sarebbe una cosa nefasta. Noi nel frattempo abbiamo perso 20 anni senza neanche mettere in agenda tutte queste questioni che ormai non sono più emergenti come erano 20 anni fa, ma sono straemerse, e quindi io penso che dovremmo forse lavorare, forse come esito anche di questa scuola che tu hai messo in piedi, si potrebbe forse lavorare a delineare per l'appunto un'agenda dei conflitti. Grazie.